Benvenuti a Compila, quindi va. Eccoci qua. Sono sempre fuori centro io. Ho preso la misura prima. Là, schiariamo la voce. Tutto bene, tutto a posto. Siamo quasi a venerdì, è giovedì, ma domani è già venerdì, quindi aspetta che mi regolo un pochino. Comunque no, così mi sposto dall'altra parte. Ok, adesso sono un po' più in centro. Più bello non divento, quindi comunque mi devo accontentare. Ok. Allora, bene, mettiamo un po' a posto. Facciamo ripartire la musichetta che dopo finisce che ce la scordiamo. A volume contenuto. Magari mi tolgo anche una cuffietta, ormai sarete tutti in ferie, immagino, da tempo immemore, quindi invece a me devo pazientare fino a quasi settembre, quindi sarà una lunga estate calda, come diceva Max Pezzali, dedicata allo sviluppo. Tra l'altro questa settimana ho lavorato in un po' C Sharp, sto facendo un corso su Angular, stasera ci guardiamo Python, quindi tra una cosa e l'altra c'è da diventare, sto facendo degli incroci. Oh, vedo che ogni tanto ci sono dei frame che si droppano, ma sembra tutto a posto, ok. Sono sparito per qualche istante. Il wifi è sempre influenzato da onde elettromagnetiche che viaggiano nell'atmosfera. Allora, facciamo la nostra bella live anche questa sera. Sarà poco impegnativa, nel senso non che mi impegnerò poco, ma nel senso che essendo un pochino stanchino dopo le fatiche di questa settimana di lavoro e trasfertine, come dire, sono arrivato quasi al limite. Poi mi aspetta comunque una settimana, un fine settimana di festeggiamenti, visto che compio gli anni e la mia veneranda età si incrementa, fa un increment di uno, giusto per parlare di programmazione, quindi cerchiamo di festeggiare, di fare finta che non vadano avanti con il numero e che non crescano. Allora, non sapevo cosa mettere qua sotto come argomento della serata perché il testo era troppo lungo. Ma effettivamente ho usato un font un po' troppo largo, quello è vero. E poi mi piaceva l'idea di, a parte che episodio, non so se la quarta volta, no, penso di sì. No, dai, questo non dovrei averlo sbagliato, dovrei averlo indovinato. Sì, dovrebbe essere il quarto appuntamento con. Oh, grazie mille Gabriele. Buonasera Sandro. Gente che ancora resiste, state ancora lavorando, non siete ancora in ferie, come fate? Cioè, lo so come fate perché lo faccio anch'io, però non se ne può più. Grazie per gli auguri. Ah sì, faremo il 4 luglio. Pensate che in America fanno pure giorno festivo per il mio compleanno, quindi è anche una ricorrenza importante, non per altro, ma allora, stasera continuiamo le nostre elucubrazioni con Python. Adesso sto guardando di attivare il nostro interprete, così poi passiamo a come si dice sempre in bolognese, a pistolare sull'editor di codice. Nel nostro viaggio nelle puntate precedenti, come si fa nelle serie, riassunto delle puntate precedenti, siamo dilettati nel fare nelle strutture dati di Python la lista, e quindi grazie Sandro, grazie mille. E tra l'altro mi fanno avviso che sono state pubblicate i filmati, ancora credo di no, però per chi è interessato su Delphi Day ci sono gli zip, degli esempi e delle slide sul sito
ufficiale del FIDEI per chi ha partecipato ed era interessato. Dovrebbero arrivare a giorni anche i filmati, saranno un po' più lunghi da pubblicare perché effettivamente sono un paio d'ore di anche lì di sbrodolate su vari argomenti e per esperienza so che anche quando io ripubblico su YouTube, come dire, ci impiega un pochino sia il caricamento, l'elaborazione, dargli una sistemata, per cui ci vuole un po' affinché siano perfetti per fare le cose per bene, però prima o poi arriveranno anche quelle e sicuramente tengo d'occhio quando ci sono, segnalo magari qualcosa. Allora, stasera volevo proseguire il percorso Python nella scoperta mirabolante della sintassi più che altro, quindi stiamo guardando un po' sia la sintassi sia le strutture dati come le liste, le tuple che abbiamo visto, però adesso andremo anche a esplorare i dizionari e ho trovato qualcosa anche sui set, cioè quindi sugli insiemi, che è un'altra struttura dati interessante, che non so se c'è sempre stata o perché molti manuali non li trovo, quindi o è una cosa relativamente nuova, ma onestamente ignoro questa parte della storia di Python e quindi secondo me vale la pena vederli perché hanno delle cose interessanti, quindi gli insiemi. E nel vedere queste cose però iniziare anche magari ad aggiungere qualche if, qualche while, qualche ciclo for, qualcosina abbiamo già fatto, però fare un po' di programmazione strutturata e aggiungerci eventualmente anche un po' l'input dell'utente, quindi iniziare magari a raccogliere dati dall'esterno, l'ideale dopo sarebbe passare ai file, iniziare a coinvolgere un po' queste cose qui, però mi piace questo percorso graduale che si sta pian pianino facendo in modo che proprio dalle basi vediamo l'ABC, poi c'è anche programmazione oggetti, quindi di roba ce n'è volendo finché vogliamo, quindi poi se riuscirò un attimo a rilassarmi, a trovare un po' di tempo. L'ideale sarebbe riprendere anche qualche live su Delphi perché ci sono degli argomenti che sono, come dire, pending. Sarebbe interessante vedere anche in quel caso. Magari vedo se riesco a fare un'altra live, tipo boh, di lunedì o qualche un'altra giornata. E così magari portiamo avanti i due filoni perché vedo che quello di Python si allunga un po', però secondo me è interessante comunque vederlo così, step by step. Allora, adesso chiudo questo che mi sta nei piedi, mi chiudo questo che mi sta nei piedi, questo lo lascio dov'è, altrimenti sparisce la live, quindi questo non lo devo chiudere. E cambio la schermata, vediamo se si vede il buon PyScripter che ci accompagna, quindi mi sto abituando un po' troppo a questo editor, finirà che non riuscirò più a abbandonarlo perché mi abituerò talmente tanto a lavorare con questo che non userò nessun altro editor, neanche quelli più blasonati, ma in realtà poi alla fine è carino e fa il suo lavoro. Quindi, allora, che andiamo a fare questa sera? Direi che liste basta, basta liste, basta. Questa sera vediamo. Adesso mi attivo anche un editor qui, mi preparo un po' di roba. Allora, una prima cosa da vedere è un if, quindi cercare di mettere assieme un pochino come dire, le cose viste fino ad ora, aggiungendoci dei cicli for, magari iniziare a vedere anche degli if, degli operatori di uguaglianza e cose di questo tipo. Quindi io mi vado a fare un nuovo modulino, come al solito tolgo un po' quello che ci arriva dal template e vediamo un po' di if con le uguaglianze, quindi le strutture. Ah, qui abbiamo la nostra cartellina, ci metto, come la chiamo questa? Boh, la posso chiamare structures, business logic, structure
Structures, vabbè, quello che è 01, così gli diamo if equals, chiamiamolo così, diamogli questo nome, poi userò migliore fantasia quando avrò un attimo per poterli pensare meglio, come dire. Allora, l'obiettivo, vado a fare come al solito una lista, quindi, perché la lista ci viene comoda ormai in tutti i modi. Prendiamo sempre l'esempio delle macchine, che è un qualcosa che ci è tornato comodo. Ci mettiamo BMW, ci mettiamo Audi, ci mettiamo Toyota, ci mettiamo Subaru Baracca, la Subaru Baracca, e poi, che ne so, Volvo, un po' di roba, quindi la nostra solita lista che possiamo come sempre stamparci in modo da vedere che tutto sia esattamente come ce l'aspettiamo. Tanto uso qui l'interprete interno, anche se è un pochino deprecato perché suggeriscono di passare a quello esterno. A me piace perché è più immediato e ci mette meno tempo a resettarsi, e poi alla fine è uguale. Quindi una cosa che non abbiamo visto, ad esempio, abbiamo iniziato a vedere i blocchi, mi ricordo, ma non abbiamo visto come fare ad esempio un if. Potremmo fare una cosa del tipo for car in cars. Quindi abbiamo visto che negli editor, quando c'è un qualcosa che inizia il blocco, ci sono i due punti, e tornando a capo andiamo direttamente in indentato nel blocco. Quindi il blocco indentato ci serve perché ci dà la possibilità di scrivere qui sotto il codice del blocco, e almeno un'istruzione va sempre inserita. Quindi mettiamo pass se vogliamo mettere un segnaposto, oppure possiamo mettere una cosa del tipo print, in questo caso facciamo, no, print nulla, facciamo if car uguale, devo decidermi a scegliere se preferire il, come dire, l'apice singolo o l'apice doppio. L'if, quindi abbiamo il ciclo for che inizia, abbiamo un if che fa questa uguaglianza: se la macchina è uguale a BMW, non so, la scriviamo in maiuscolo, altrimenti la mettiamo in minuscolo, una cosa del genere. Essendo un ciclo, essendo un if, essendo un'altra struttura, ovviamente deve terminare anch'esso con due punti, e se andiamo a capo vediamo che l'editor in questo caso ci posiziona indentati sotto l'if. Quindi noi adesso stiamo scrivendo il blocco che fa parte dell'if. Se andiamo indentati a sinistra e andiamo sotto l'if, stiamo aggiungendo qualcosa nel ciclo. Quindi se di nuovo indentiamo ancora a sinistra, torniamo al livello principale. Quindi la struttura di blocchi di Python è poi tutta qui. Quindi ogni volta che c'è un due punti, teoricamente c'è un'indentazione, perché il blocco entra e si aspetta almeno un'istruzione. Quindi qui potremmo dire facciamo un car to upper, come lo chiamiamo, car to no, non è to, ma è upper. Ok, quindi se vogliamo fare un else, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare indietro di un livello, ovviamente aggiungere l'istruzione dell'else, che di nuovo col due punti apre un nuovo blocco, e quindi a capo sotto l'else va aggiunto facciamo car lower, ok, così di nuovo un altro blocco. Se ci spostiamo sotto l'else, qui stiamo aggiungendo una nuova istruzione oltre if else nel blocco del ciclo for. Se torniamo all'inizio, praticamente torniamo al livello di programma principale, lasciamo magari uno spazio per farlo capire. Quindi qua si inizia un pochino a indentarsi. Oh, ciao Valerio, benvenuto. Si inizia un pochino a vedere qualche blocco strutturato che si indenta, poi con l'if si indenta ancora, c'è un else. L'else non è ovviamente obbligatorio, ma lo mettiamo solo se vogliamo. Se lo mettiamo deve stare allo stesso livello dell'if, e col due punti qui andare in avanti.
mentre il print bisogna stare attenti perché se lo mettiamo a questo livello lo facciamo a ogni iterazione del ciclo, se lo portiamo a questo lo facciamo alla fine del ciclo, quindi dopo il for. Una volta abituati, forse è anche un tipo di un modo di dare struttura al codice che non è neanche così malvagio, devo dire, perché almeno qui, anche se si lavora con dei colleghi che sono disordinatissimi, come dire, l'indentazione è sempre a posto, perché altrimenti il programma non funziona e quindi bisogna essere comunque bravi a scrivere le cose come vanno fatte. Do una run, quindi lui scrive BMW in maiuscolo, giustamente, le altre in minuscolo e poi fine ciclo. Chiaramente adesso avrei potuto metterle magari in ordine alfabetico, tipo sorted cars, cioè prendo la lista, la ordino, ciclo la lista ordinata e faccio gli if. Ho fatto così, ovviamente li vedo in ordine e vedo Audi, BMW, Subaru, SV, Baracca, Toyota, Volvo, fine ciclo. E quindi, a parte che sono già, no, non sono in ordine alfabetico, questa sì è l'ultima, ma in questo caso li ha ordinati. Quindi intanto il confronto tra le stringhe, giusto perché una delle prime domande che mi sono fatto è case sensitive, quindi oltre a parlare di if e di uguaglianze parliamo proprio di facciamo un case sensitive test e andiamo a stampare ad esempio cars di 0 che è BMW, lo confronto con questo, ma per curiosità faccio un confronto anche con questo e vado a vedere se mi scrive true e poi mi scrive false, quindi il confronto ovviamente case sensitive, ma non mi sarei aspettato nulla di particolare, anche perché, come dire, non è SQL, quindi non abbiamo una collation, non abbiamo, generalmente anche in Delphi dobbiamo usare delle funzioni specifiche, in C Sharp, in Java il confronto avviene nello stesso modo. Un confronto potrei farlo chiaramente se io facessi questa cosa qui, cioè metto un minuscolo e qui comunque lo scriva tipo BMW scritto così, comunque sia, se confronto i caratteri minuscoli in quel caso abbiamo true perché sto trasformando le stringhe. Beh, questa era già minuscola, quindi, però in ogni caso confronto stringhe con lo stesso case. Non so se ci sono delle funzioni che fanno già direttamente delle comparazioni a prescindere dal case sulle stringhe, o magari c'è qualcosa di incorporato, questo non l'ho ancora approfondito. Qui nelle funzioni vedo che non, almeno a livello incorporato non mi dice nulla, ma magari qualche libreria o qualcosa, di, non che sia poi quella grossa problematica, si prende il, come dire, si fa il minuscolo, si confronta a quello e grosso modo non è che ci sia poi molto da fare. Se proviamo a combinare un pochino di cose, ovvero cambiamo un attimo vediamo cosa potremmo fare. Sì, questo mi sembra una cosa che potrebbe essere interessante, ovvero fare un confronto tra liste, ovvero vediamo un attimo questa cosa qui. Toppi, ok, questa è la stessa cosa, quindi fare degli if. Oh, questo mi pare interessante. Esiste questa cosa, ok, faccio un altro esempio così non faccio
confusione alcuna e quindi mi salvo un file con 02 if list. Vabbè, poi spiego perché del nome, perché ci sono una cosa che volevo testare su sull'uguaglianza applicata delle liste. Ad esempio, facciamo una lista di ingredienti, ok, e ci mettiamo sopra farina, zucchero, sempre roba da mangiare dopo cenato, che non è mai un farina, zucchero, uova, burro, questa sembra una torta, latte, cacao, la bicolor, come dire, e il pizzico di sale che non può mai mancare, così facciamo un po' di... Abbiamo questa bella lista, quello che possiamo fare ovviamente è il ciclo for, l'abbiamo già gestito. La cosa che possiamo fare è fare un if basato sulla lista ingredienti. If ingredienti, ok, andiamo a capo, vediamo se lo accetta. For ing in ingredienti, li possiamo andare a stampare, print. Cosa stampiamo? Stampiamo, aggiungiamo, aggiungiamo, e poi ci mettiamo il nome dell'ingrediente, ok, e poi scriviamo print torta creata, una cosa del genere, else, ok, print non abbiamo ingredienti, non abbiamo alcun ingrediente. Questo perché l'if applicato a una lista dovrebbe, aggiungiamo farina, aggiungiamo zucchero, uova, dovrebbe senza alcun dare true se nella lista ci sono elementi, oppure dare false se la lista è vuota. Se io provo poco prima di questa istruzione a mettere questo, vediamo come si comporta. Non abbiamo alcun ingrediente, quindi funziona esattamente così come ho letto, che è abbastanza comodo, cioè ci evitiamo come dire di fare un if sul length, magari è non, magari c'è un valore non inizializzato, quindi qui sono un po' come in JavaScript, ci mette un oggetto, una stringa, se ha lunghezza maggiore di 0 vale true, altrimenti vale false. Quindi questo if ingredienti, potremmo dire abbiamo qualcosa all'interno di questa lista, se sì li cicliamo, altrimenti li andiamo a, come dire, se andiamo a svuotarla vediamo che ci dice che non abbiamo alcun ingrediente, quindi si basa su quello per determinare se è true o false. Quindi evitiamo di dover chiamare len length sulla lista e fare il controllo se c'è o meno qualcosa all'interno, cioè molto più stringato da potremmo fare una cosa di questo tipo, quindi ingredienti, ok, facciamo un'altra lista con, allora, facciamo refactoring, se si può. Non mi ricordo il tasto perché ho schiacciato quello di... Probabilmente questo... No, ma ingredienti va bene. Quindi facciamo occorrente, facciamo... Diciamo che per fare la pizza, ok, ci serve farina, ci serve il sale per l'impasto, e facciamo che ci serve pomodoro e mozzarella, ok, qualcosa del genere. Potremmo anche scrivere ingredienti pizza, ok,
E cosa andiamo a fare? Andiamo a fare un ciclo for, ok, su ingredienti di ingredienti pizza, quindi li enumeriamo. E la cosa che io vorrei controllare con un if, quindi stiamo vedendo un po' cosa mettere negli if, è se l'elemento è contenuto nella lista degli ingredienti. Quindi c'è un quindi for in enumera if ing ingrediente in ingredienti, è un if che ci dà true nel caso in cui quell'ingrediente sia presente nella lista degli ingredienti. Quindi invece che chiamare magari dei metodi della lista o qualcosa di complicato, quindi uso, facciamo una stringa formattata, uso ing e poi come sempre mettiamo un else e qui sotto scriviamo invece qualcosa del tipo manca ing. Quindi l'ingrediente o lo uso oppure segnalo che manca e deve essere acquistato o qualcosa del genere. Print, in questo caso fine pizza. Questo cosa ci dà? Allora, andiamo a vedere. Ingredienti pizza. Mettiamo un print. Creazione pizza. Qualcosa del genere. Quindi creazione pizza ci stampa. Uso la farina, uso il sale perché ce li ho, il pomodoro e la mozzarella non ci sono nella lista, quindi va sulla else e ci dà manca e poi fine pizza di nuovo. Quindi questo operatore è molto comodo perché in un attimo ci testa se questo elemento è incluso in questa lista. Potremmo verificare se funziona anche con altre strutture dati, tipo, che ne so, le tuple, i numeri con le tuple, potremmo anche verificare quello, perché è anche vero che se funziona con le liste, stavo per dire con la pizza, se funziona con le liste, a noi potrebbe anche bastare, perché nel caso in cui abbiamo una tupla la trasformiamo in lista al volo. Però sono curioso di vedere. Coordinate uguale, faccio una tupla 150 e poi faccio un print 100 in coordinate, print 50 in coordinate, print 10 in coordinate e vediamo che diavolo dice. True, true, false, quindi vale anche per le tuple, anche la tupla fa. Ci dice se uno di quei valori. Questo è comodo perché è molto leggibile, è molto, cioè quello che c'è scritto è effettivamente quello che si intende, quindi dal punto di vista della leggibilità del codice, la trovo molto efficace, per così dire, come. Poi, che altra roba. Ah sì, dobbiamo provare un po' con i numeri. Quindi un po' di business logic, come dire, spiccia. Ah, tra l'altro, possiamo anche fare così. Un altro esempio che possiamo applicare è questo. Potremmo fare un ciclo for ingrediente in ingredienti. Possiamo fare if ing not in ingredienti pizza, quindi usare not in per dire se l'ingrediente è un ingrediente pizza, scrivere print ok f ing non serve per la pizza.
pizza disponibile, ma non serve per la pizza. In questo modo ci enumeriamo tutti: zucchero disponibile, non serve per la pizza, uova disponibile, disponibili dovrebbe essere, non serve per la pizza, burro ma non serve per la pizza, latte ma non serve per la pizza, cacao. Invece gli altri, farina e sale, sono ovviamente utilizzati. Quindi se vogliamo invertire la condizione, abbiamo anche un operatore not in, che è molto molto immediato da utilizzare al posto di in, quindi funziona anche molto bene. Interessante questo giro. Quindi se io qui scrivo invece che 10 in coordinate, se scrivo print 10 not in, mi vengono tutti e tre true, true e true, perché sono tutte e tre vere. Questo è interessante, sintatticamente è molto molto chiaro, molto leggibile, e quindi, come dire, ci sta. Altri esempi che possiamo fare con, vediamo anche altri tipi di comparazioni. Facciamo proprio della operators, non so come chiamarlo, vediamo un po' di congiungere degli if, delle varie condizioni, tipo se noi abbiamo ad esempio età del candidato, uno che si vuole candidare a lavorare, potremmo scrivere le parentesi JavaScript è un retaggio, age maggiore di, età candidato maggiore uguale 21, and età candidato minore 35, print il candidato appartiene alla fascia d'età richiesta, qualcosa del genere, corretta oppure richiesta, quello che è. Qui giochiamocela facile, di età richiesta. In realtà non va raddoppiato, ma dovevo fare lo slash, quindi sono confuso con SQL e anche con Pascal, ma quindi qui ci sono due condizioni, maggiore e minore di, con l'end, quindi se sono vere entrambe lui deve ovviamente fare il controllo. Volendo si possono usare le parentesi, ok, però solo se si vuol dare una maggiore leggibilità, ma non sono obbligatorie, quindi è accettabilissimo. L'effetto è lo stesso di prima. Proviamo ad esempio con 19 e in questo caso non viene stampato nulla, quindi mentre se mettiamo 24 siamo tra 21 e 35, se mettiamo 35 non dovrebbe stampare nulla, esatto, perché 35 non è minore ma è uguale o maggiore, e quindi non si vede nulla. Quindi volendo potremmo mettere le parentesi come abbiamo fatto qui, oppure fare anche senza. Quindi età, facciamo delle altre prove. Questo in realtà l'abbiamo già provato. Ovviamente si possono mettere più righe, quindi e mettere anche l'else if, quindi possiamo fare ad esempio una cosa del genere. Se dobbiamo stampare due righe, allora aspetta che mi prendo la prima da qui, così print hai già inviato il tuo curriculum. L'else dobbiamo farlo ovviamente a livello del primo, dell'if, e stampare magari qualcosa, il candidato non appartiene alla fascia di età richiesta,
Vuoi inviare il CV per provarci lo stesso? Anche queste due sono tutte e due istruzioni print, fine ricerca candidato, candidato, candidati. Quindi lasciando un pochino di spazio, queste due sono un blocco, queste due sono in un blocco. Quindi quello che avviene è che stampando, lui dice il candidato appartiene a fascia d'età, hai già inviato il tuo CV, quindi fa, differenziamo magari un po' il testo. Se mettiamo invece 40, ovviamente il candidato non appartiene alla fascia d'età, può inviare il CV per provarci lo stesso, fine c'è il candidato. Quindi gli stampa di fatto o queste due o queste due. Attenzione che se una di queste la portiamo al primo livello esce dall'else e quindi verrà fatto dopo if else, mentre in questo caso così fa parte del blocco dell'else. Una volta che ci si abitua a questa cosa, ovviamente abbiamo, come dire, cambiamogli il valore, così mettiamo 75, ti è bel valore, quindi if età candidato, come dire, minore di 8. Poi metto le parentesi, ma le posso sempre, or età candidato maggiore di, facciamo maggiore uguale di 70, print il candidato non può lavorare, veramente più che 8 sono, sarebbe 14, ok, metteva. Abbiamo anche il candidato non può lavorare in quanto in questo caso abbiamo usato l'or, quindi se è vera l'una o se è vera l'altra, la condizione vera è lui stampa, in questo caso non è minore di 14, ma essendo maggiore o uguale a 70 ci stampa. Sì, così abbiamo anche gli or, però dai, vabbè, non è che ci fosse un... non è che qui avessimo dei dubbi, via. Altre cose le abbiamo provate nelle liste, che cosa potremmo provare? Ovviamente tra i tipi booleani abbiamo anche, cioè tra i tipi abbiamo anche il booleano che ha due valori letterali, valore vero uguale true, valore falso uguale false. Quindi if valore, ovviamente questi valgono in una condizione esattamente come i booleani, valore vero, if valore falso, if not, o si usa il punto esclamativo, non lo so, valore, if not, valore vero anche in questo caso. No, direi che not valore vero, quindi se neghiamo il falso diventa ovviamente vero. Valore vero è già true, quindi è già if not, valore falso, vabbè. Volevo scrivere un'altra cosa, ma cioè not è true, quindi valore falso. Vabbè, la cosa è chiara, diciamo, valore falso uguale false, quindi entrambe sono verificate. Quindi col not facciamo una negazione, questo è molto più simile al Pascal di quanto mi ricordassi, e comunque true false scritti con la maiuscola sono i valori booleani che possiamo usare nelle varie
Abbiamo poi, mi sono scordato un pezzettino qua su, ovvero potremmo mettere età bambino uguale 12, ok, qualcosa del genere. If età bambino facciamo minore di 4, print, possiamo scrivere ad esempio: il tuo biglietto è gratuito ai meno di 4 anni. Invece di fare un else, se abbiamo altre caratteristiche, possiamo usare elif, che è un po' la, come dire, la condensazione di else if. Età bambino minore di 18, oddio, ho sbagliato. Print, il tuo biglietto è ridotto. Else, cioè qualunque altro caso. Print, il tuo biglietto è intero. Sfortunato, però. Un bambino di più di 18 anni è un bel bambinello, quindi mettiamo età persona, che c'è anche un po' più di senso forse. Ok. Il tuo biglietto è ridotto, è giusto perché non è minore di 4, quindi questo lo salta, passa al else if minore di 18, ma solo se questo è false. Quindi, perché se divido e faccio così, cosa succede? Che ok, qui viene stampato questo, però se avessi un'età uguale ad esempio a 3, mi farebbe sia questo che questo, mentre col 3 io voglio che lui stampi solo questa alternativa, quindi devo usare per forza else if, altrimenti mi esegue entrambi, quindi è un costrutto unico. Il tuo biglietto è gratuito, passando di qui, perché è minore di 4, non va sul else if minore di 18 e non va neanche sull'else. Se invece è uguale a 4, che non è minore di 4, è minore di 18, viene fuori ridotto. Se lo porto a 18, lui non è minore di 4, else non è minore di 18, else il biglietto diventa intero, giustamente, perché ce lo può permettere, quindi poi potremmo anche stabilire tutti i vari prezzi. If età persona minore di 4, potremmo mettere price, prezzo uguale 0, elif età persona minore di 18, prezzo uguale 25, elif età persona minore di 60, allora il prezzo diventa di 40, else tutti gli altri casi prezzo uguale 20. Quindi questo è un po' l'equivalente. Il prezzo effettivo è, formattiamo e qua mettiamo prezzo. Su questo lo sposto all'inizio che fa da precisazione. Quindi arrivati in fondo, il tuo biglietto intero, il prezzo effettivo è 40. Se è 18, non è minore di 18, quindi entra nel ramo elif. Se è 18, minore di 4 no, minore di 18 no, e minore di 60 sì, il prezzo è 40. Se invece qui metto che equivale a 61, ovviamente il prezzo rimane sempre intero, ma il prezzo effettivo è 20, perché questo è false, questo è false, questo è false, quindi questo else ci cattura tutto. Mettiamo anche la valuta così. Ok,
Quindi if, else, elif, non so se ci sono anche degli switch, ma quasi sicuramente, dei case, qualcosa. Anche se va detto che qualora in ogni caso testare queste condizioni con questa sintassi è abbastanza semplice, quindi potremmo fare proprio dei test tipo sulle liste, se voglio controllare che un certo ingrediente sia negli ingredienti pizza, potrei proprio scrivere pom if pomodoro in ingredienti pizza print, c'è il pomodoro, if mozzarella in ingredienti pizza print, c'è la mozzarella e quant'altro. Tomo, alla fine andiamo a vedere. Abbastanza banalotta per dire usando l'if. Ok, da alcune adesso su questo direi che siamo abbastanza, come dire, skillati. Altre cose le vedremo magari. Oh, una cosa interessante quindi che io volevo provare è quella dei dizionari, quindi vedere un'altra struttura dati del nostro amico Python, preparare un bello scrippettone e andare a fare che cosa? Faccio una cartella, dictionary, chiamiamolo il primo file, chiamiamolo primer, primo dizionario, primi test col dizionario, facciamo come il dizionario. Che cos'è? È un'altra delle strutture dati che abbiamo a disposizione in Python, però invece delle parentesi quadrate o delle tonde usa delle graffe. Ad esempio scriviamo primo dizionario di esempio. Come lo creiamo? Allora mettiamo un alieno che ha queste caratteristiche, colore verde, ok, e punti facciamo 100, che sono, immaginiamo un videogioco e quindi l'alieno ha questo colore e queste caratteristiche. Se proviamo a stampare un po' di dati, ad esempio proviamo a stampare l'alieno in sé e poi proviamo a stampare qualcuna delle sue chiavi, ad esempio alieno colore, cosa usiamo? No, mettiamo due punti, va bene, però ci mettiamo, quindi si scrive così, alieno colore print alieno punti, due punti alieno punti, quindi con le quadre di fianco al dizionario riusciamo con una chiave a recuperare. Il primo dizionario di esempio ce lo stampa così, quindi ce lo stampa quasi come l'abbiamo scritto, lui usa gli apici singoli, ma ha una chiave che si chiama colore che è uguale a verde e una chiave punti che è uguale a 100. Se andiamo a usare i nomi delle chiavi come parametro di indicizzazione, ritorniamo fuori, otteniamo i valori e ad ogni chiave può essere associato un valore, questa è una stringa, questo è un numerico, quindi di tipo diverso. Possiamo ovviamente andare a estrarre, tipo mettiamo che l'abbiamo accoppato l'alieno, potremmo dire punti incremento punti uguale alieno punti, andiamo a estrarre questo dato e scriviamo
hai guadagnato, interpoliamo, alieno. Punti, basta, una cosa del genere. Hai guadagnato 100 punti, così è completo. Vediamo che c'è il dizionario, estraiamo delle chiavi per stamparle, oppure possiamo prendere quelle chiavi, salvarli in variabili e andare a stampare. Vabbè, qui sì, posso farlo così, oppure metto, se mi piace di più, questa cosa qui. Era giusto per vedere che ci fosse il valore, ma ci sta, ci sta. L'altra cosa carina è che noi a un dizionario possiamo sempre aggiungere nuove chiavi e relativi valori. Quindi una volta che l'abbiamo definito come indicato sopra, in realtà noi abbiamo un oggetto che è stato, che era vuoto, è stato riempito con queste chiavi, quindi potremmo aggiungere delle nuove, come ad esempio la X50 alieno Y uguale 100, per andarlo a posizionare magari, non so, su uno schermo. Quindi alieno, stampiamo alieno dopo le ultime istruzioni e vediamo che cosa combina. Ed è che si sono aggiunte qua sotto alle chiavi esistenti dell'oggetto, che era colore verde, i punti, la X e la Y, che li ho aggiunti in un secondo momento. Quindi è come un dizionario, poi che noi possiamo andare a modificare. E chiaramente posso cambiare anche il valore di una chiave, perché se decido che la chiave colore adesso è rosso, ok, e vado a stamparlo di nuovo, alieno. Qui sotto posso notare che la chiave è stato cambiato il valore da verde a rosso, perché sono andato ad assegnare un valore usando una chiave esistente, quindi ha perso il valore. Possiamo usarlo nelle stringhe di formattazione, sì, possiamo usarlo un po' dappertutto. Sto cercando di capire. Ah, ok. Vabbè, di quanto spostarlo. Possiamo mettere una chiave, ad esempio, che si chiama speed, velocità, e ci mettiamo medium, velocità media. Possiamo andare a fare un if alieno speed uguale slow. Si sposterà di x di un pixel if, anzi, ferma tutto, elif alieno speed uguale medium x offset uguale 2, else, non ho più alternative, alieno. È giusto per mettere giù un po' di logica, cosa ci manca? No, beh, else x offset uguale a 3. Quindi se è lento è 1, altrimenti else ci mancano i due punti. Ci devono essere, quindi prendiamo ad esempio alieno x, che è la sua posizione, uguale alieno x più x offset. Quindi in base al tipo scegliamo un valore per x offset al volo e incrementiamo alieno di quell'x offset. Poi scriviamo alieno spostato e andiamo a vedere qual è lo stato di questo finale, di questo oggetto spostato.
il colore rosso, punti 100, X è passato a 52, vuol dire che è passato di qui perché la velocità è media, quindi va bene. E Y è sempre 100 e poi si aggiunge speed medium, che potrebbe essere una caratteristica del... Accetta solo tipi semplici. Cosa intendi? Cioè, vuoi mettere oggetti? Vuoi mettere una lista? Proviamo una lista. Facciamo alieno nomi uguale parentesi quadre Paolo, Carlo. Qualcosa del genere, print alieno nomi, mi aspetto mi dia il dizionario, print alieno mi aspetto che mi stampi tutto l'alieno e vediamo, è che possiamo mettere quello che vogliamo. Punti x, ad esempio x e y potrebbero diventare una tupla, speed medium nomi Paolo, Carlo. Quindi direi che possiamo mettere proprio quello che vogliamo, qualsiasi valore, quindi non c'è una restrizione, quindi può essere anche un riferimento a un oggetto, per cui l'oggetto potrebbe essere una lista o anche una tupla, e quindi le coordinate potrebbero diventare alieno. Coords coordinate uguale 20,30, qualcosa del genere. Andiamo a farci la stampantina, vediamo che in coordinate c'è 20,30, in nomi c'è un'iterazione, comunque c'è un vettore, quindi sì, una lista. Quindi anche un altro dizionario, penso proprio di sì. Alieno features uguale features laser, com'è che ho scritto all'inizio? Adesso mi ricordo più, sì, due punti, true, ok, power. 2.500 print alieno, ma stavolta voglio anche fare una stampa di alieno features che mi dà il primo dizionario, power, e mi dà il secondo perché mi era doppiato. Qui ce lo scrivo così lo riconosco, se no alieno features power. Poi lo vediamo meglio nella sua rappresentazione a oggetto. Qui sotto abbiamo alieno features power 500, quindi abbiamo praticamente stampato da features, dal dizionario, abbiamo preso features che era un altro dizionario, abbiamo specificato power che era chiave, abbiamo ottenuto 500 e poi andiamo a stampare tutto l'oggetto che vediamo, vediamo qui. Oltre alle coordinate ha delle liste, le coordinate sono una tupla, le feature sono un nuovo dizionario che possiamo ovviamente andare a... Sì, per cui nel giro di poco potremmo, come dire, costruire anche un dizionario, diventa un po' simile al JSON alla fine, non è che ci si allontani più di tanto a tutti gli effetti, quindi è qualcosa di molto vicino a un concetto del genere. Una cosa che potremmo provare è ecco, eliminare qualcosa dal dizionario. Non è sufficiente fare, vediamo che metodi ci sono. Abbiamo pop, diciamo che la modalità non è molto simile. Abbiamo values che è una vista sui valori che
che ci sono il dizionario, abbiamo anche keys che sono le chiavi, quindi se ci enumeriamo sopra facciamo un for k in alieno.keys print k, otteniamo niente. È un metodo, scusate, quindi keys si scrive così. Otteniamo che lui stampa colore, punti, XY, speed, nomi, chord, features. Quindi le chiavi di primo livello. Sì, no, potente, potente, questo è un po' anche, si fa anche in JavaScript, ma è un po' il vantaggio dei linguaggi di scripting, che ovviamente in pochi istanti riusciamo a, con values immagino prenderò i valori, quindi se scrivo alieno, ad esempio, alieno speed uguale none, la chiave ovviamente rimane dov'è e io mi troverò un valore comunque valido, cioè non impostato di per sé, ma qui sotto speed rimane al valore che aveva, non cambia nulla. Se vogliamo eliminare proprio una chiave dobbiamo usare il suo come per le liste, so che nelle liste si aggiunge la posizione, perché le liste con un array che si allarga fisarmonica, qui dobbiamo usare del alieno speed. Sì, esatto, anche in Delphi possiamo poi fare questa roba. Quindi questo non si usa assolutamente, cambia solo il valore, ma none è un valore lecito. Dobbiamo fare del alieno speed e in questo caso nell'ultimo speed non appare più tra le proprietà dell'oggetto, quindi abbiamo sparato fuori la chiave e ovviamente anche, come dire, il valore associato, perché perdendo la chiave. Per recuperare il valore c'è anche un metodo comodo, ad esempio alieno, che si chiama get, dove noi possiamo passare qualcosa tipo punti, ok. Adesso qui scrivo alieno, anzi scrivo get punti e lo lasciamo lì. Anzi, diamo esecuzione che vediamo. Get punti 100, perché punti è impostato a 100, quindi è giusto. Sto stampando il mio alieno, però c'è anche un'altra particolarità, che se ad esempio vado ad accedere a speed non ce l'ho più perché l'ho eliminato, e quindi il valore che tira fuori lui ci prova, se non lo trova è none, che mi confondo un po' l'idea, ma è sparito, quindi none se n'è andato in questo caso. Vai, vieni stasera, non so se sono io, ma probabilmente è la connessione che è un pochino ballerina. Abbiamo OBS che tiene molta memoria. Proviamo a mettere
provato a aumentare la banda per OBS, vediamo se otteniamo qualche benefit. Pensavo fosse la mia connessione. Si blocca tutto, si vede la rotella che gira. Si vede che stasera la connessione non vuole. Sì, qui mi passa un po' da. Sì, lo sto vedendo perché vedo che il trasferimento kilowatt va a zero per qualche strano motivo, però. È che al momento non posso. Allora, facciamo un controllino. Proviamo a chiudere questo. Vediamo se ora migliora. Adesso mi sembra che si attesti a un valore un pochino più alto, quindi vediamo se. Adesso chiudo anche questo. Che non vorrei che dietro le quinte mi tenesse un. Mi tenesse attivo un riproduttore dove ci sono io e quindi magari mi fa cadere i frame perché in realtà sta scaricando un po' di cose. Adesso provo così, poi così mi dite se perdiamo di nuovo oppure se riusciamo in qualche modo. A mantenere il ritmo. Adesso la banda mi sembra che si sia stabilizzata. Del resto, banda casalinga è una banda più che una banda, un'associazione a delinquere qua. Ok, proviamo a tenerla così e poi vediamo se resiste. Quindi, che stavamo dicendo? Ah, sì. Ok, qui invece mi vado a recuperare. Grazie del feedback, anche perché poi secondo me anche online viene registrato, così quando lo scarico si vede in maniera
sì, ma non è proprio il massimo e quindi cerchiamo, vediamo se così rimane. E qui cerchiamo di recuperare speed. Non ci dà un errore, ma essendo che speed non c'è più tra le chiavi, ci dà none. Mi fa il solletico gatto. Cosa stai facendo? Proprio mentre sento qualcuno che mi sfiora la gamba. Dica, ti vuoi presentare? Vuoi venire in cama anche tu? Abbiamo qui l'aiutante. Eccolo qua che segue. Mi raccomando, segui. Che ci segue, ci dà una mano. Giusto? Giusto? Bah. Ah, che sbadiglio. Mi fissa mentre sto guardando lo schermo. Di che c'hai bisogno? Dimmi, dimmi. Dici in chat di cosa necessiti. Dimmi, qual è la tua esigenza? Mangiare, bere, cosa ti manca? Ti manca qualcosa? Non mi guardare così, lo sguardo di compatimento. Ecco, sbadiglia per bene così fai vedere quanto sei attivo, quanto sei operativo. Ma si può avere un aiutante come te? Ma dai. Dovresti dare una mano tu. Sei proprio inoccato, sei un po' come me oggi, eh? Sei un po'. Dimmi. E basta sbadigliare che poi me l'attacchi. Ah, questi aiutanti proprio che non sono d'aiuto. Vuoi continuare tu? Vuoi fare tu qualcosa? Niente, proprio niente. Salamone, va. Ma. Ok, dicevamo. Te qui che non si muove, mi fissa, mi mette anche disagio. Poi mi dirà di cosa ha bisogno, anzi se me lo dice mi fa venire un colpo perché. Allora, dicevamo la get di alieno get speed. Mi tocchi che vuoi. Si vede un orecchio. Adesso ti lascio, ti faccio una cam tua. Che c'è? Che c'è? Di che c'hai bisogno? Di che c'hai bisogno? Faccio finta di niente e ti lascio guardare. Mi deconcentri, sto cercando di studiare Python. Guardare il serpente invece del gatto, invece. Sì. Un po' sbadigli, un po' stoccazzi. Che c'è? Mi fai troppo ridere. La proprietà speed, lo speed mancando, possiamo metterci un valore di default tipo non mi mordere. Oh, stasera sei dinamico, stasera sei non mi mordere. Non è che io non ti ascolto. Ti vedo, non so che ci sei, faccio finta, ma e fare un giro fuori che c'è fresco, vai a sentire il fresco. Quindi se recuperiamo con get una chiave che non c'è, possiamo dargli anche un default. Hai capito, gatto? Ecco, vai in esplorazione, mi raccomando, a non fare troppi danni. Sei proprio stasera. Potremmo mettere, scriverci speed non disponibile o qualcosa del genere. Beh, che c'hai stasera? Che non... sì. Ti do retta, tanto. Dopo andiamo a Nanna, che vedrai che crolliamo tutti e due come delle pere. Quindi. Ok, quindi proviamo a lanciarlo. Speed non disponibile.
quindi ci sostituisce il default con il messaggio. Se invece poco prima glielo andiamo a ripristinare e mettiamo speed uguale 1000, ok, ovviamente stamperà 1000. Quindi se gli ripristiniamo il valore, stampa il valore, se non lo mettiamo, stampa il default. Dice andiamo a dormire, sì, perché anche lui come me è bello stanchino, diciamo. Giusto per fare vedere l'aiutante che una volta era sempre in live, aveva la sua farola cam dedicata per il gatto che... Quindi anche sui dizionari è interessante perché abbiamo enumerazione delle chiavi, dei valori, possiamo fare liste di dizionari con chiavi che contengono dizionari, liste, tuple. Cioè tutte quelle cose che abbiamo visto, abbiamo messo assieme, le possiamo, come dire, andare a mescolare per creare tutta una serie di strutture complesse, per così dire, e archiviare praticamente qualsiasi gerarchia di dati da questo punto di vista. Chiaro che più è complessa, più magari poi da navigare non è il massimo. Però nell'ipotesi di fare un gioco, di fare cose di questo tipo, è chiaro che questa flessibilità ci dà un grosso vantaggio da questo punto di vista, soprattutto quelle librerie che vanno a esplorare dei dati, pacchetti di dati in lungo e in largo, o magari potrebbe essere dati disorganizzati da un attimo razionalizzare facendo delle pulizie, quindi con dei del. Dentro uno scripting e fare uno script che fa un po' questo tipo di lavoro. Quindi i dizionari, ok, li abbiamo visti. Adesso controllo un attimo che vedo che qui adesso mi sta tenendo un po' di CPU, però mi pare che stia andando un po' meglio, forse adesso come diciamo performance, quindi lo rimetto magari alla sua impostazione normale, ok, sperando che non decada, però mi sembra che stia andando abbastanza bene e che non abbia come dire smollato altri frame nel frattempo, quindi ok, fatte queste prove abbiamo. È possibile, ovviamente possiamo fare anche delle liste di dizionari. Io non ci ho pensato, però aspetta che mi faccio un nuovo file così almeno siamo un pochino più potremmo fare, anzi aspetta, prima di questo potremmo fare questa cosa qui, ovvero facciamo questo, una cosa che potrebbe essere interessante esplorare. Allora, come enumerare i contenuti, quindi faccio un file, lo chiamo un attimo enum, ma giusto per, e ovvero cosa intendo? Che possiamo creare ad esempio linguaggi preferiti, ok, preferiti. Possiamo fare anche dei dizionari inline andando a capo e scrivendoli così con la graffa, questa qui, questa che va a capo, qui lasciamo un tab e mettendo le chiavi valore, tipo Marco, mettiamo due punti Delphi, poi possiamo mettere Serena Python, possiamo mettere Paolo, mettiamo Java, poi mettiamo Luca JavaScript, adesso butto dentro un po' di roba a caso, Elisa Ruby, e poi mettiamone un altro doppio tipo Giorgia Python, ok.
qualcosa del genere. Quindi noi vogliamo sapere chi, who, mettiamo ad esempio George, quindi se noi stampiamo language è, scusa, linguaggio, no, ma abbiamo fatto in italiano, facciamo in italiano, chi, linguaggio uguale linguaggi preferiti di chi, di Giorgia, print, possiamo stampare qualcosa del tipo il linguaggio preferito da più che chi, mettiamo nome che magari ha più senso che la chiave, il nome, il linguaggio preferito da nome è linguaggio, e qui magari solito title, e dove c'è il nome anche qui title per formattare i nomi nella frase. Quindi il linguaggio preferito da Giorgia è Python. Se mettiamo Marco, ovviamente il linguaggio preferito da Marco è Delphi, quindi niente di particolare. Però per dire che un utente può farci da sono vari utilizzi di dizionari, quindi da associazione tra due informazioni, oppure ad esempio dati utente può essere un dizionario che associa delle proprietà come ad esempio username a e mask, first name Elon e poi last name ovviamente mask, e in questo caso abbiamo la possibilità di enumerare ovviamente tutte le proprietà. Adesso prima non l'ho messo, ma viene abbastanza in realtà abbiamo un'altra possibilità sul dizionario, abbiamo key, abbiamo i values, ma abbiamo anche gli items, ovvero possiamo fare un ciclo for in dati utente items. Items praticamente l'enumerazione delle coppie, quindi possiamo scrivere ad esempio key value o k virgola v, praticamente ciclando gli items k diventa la chiave e v diventa il valore, quindi sono i pair, per così dire, come si usa dire di solito sui dizionari, quindi le coppie chiave valore, quindi in questo caso la coppia viene scomposta nelle due parti, quindi scriviamo ad esempio chiave k e poi una graffa print valore due punti v, e in questo modo ci andiamo a stampare ad esempio qui sotto si vede poco magari, ma chiave username valore mask, chiave first name Elon, chiave valore mask, magari lasciamo uno spazietto, un ritorno a capo, così abbiamo le tre informazioni divise. Print dati utente, voilà. E ok, altre cose che possiamo fare, possiamo dargli anche dei KV, sono nomi che ho scelto io, però possiamo usare anche persona, linguaggio in linguaggi preferiti, anche qui possiamo ovviamente stampare il linguaggio preferito da persona è linguaggio, e abbiamo print linguaggi preferiti, e abbiamo un altro modo per linguaggi preferiti, sorry, items, perché questo non è enumerabile a meno che non estraiamo, e non è una proprietà ma è un metodo, quindi comunque alla parentesi, e vediamo di nuovo. Ok, mettiamo questo che è un po' la ciliegina che aiuta
a vedere la frase scritta un po' meglio, e qui sotto abbiamo tutte le varie enumerazioni. Poi possiamo, se cicliamo sul dizionario, otteniamo le chiavi, possiamo citare sui values, quindi non so, potremmo scrivere roba come linguaggi degli amici, ovvero fare un amici uguale, ci facciamo una lista, ci mettiamo dentro Paolo e Giorgia. E poi banalmente cosa potremmo fare? Potremmo dire for nome in amici, nome amico, diciamo. Andiamo a capo, quindi la struttura di per sé sì, e stampiamo oppure cicliamo ad esempio linguaggi preferiti.keys, che sono i nomi delle persone, e gli diciamo if nome amico in amici print f di nuovo caro nome amico title. Vedo che ti piace, e poi come tiriamo fuori il linguaggio, possiamo aggiungere qui un'istruzione, linguaggio uguale linguaggi preferiti, nome amico, quindi in realtà questo è nome persona, scusate. Se la nome persona è tra gli amici, prendiamo il linguaggio della persona e gli scriviamo caro nome persona, vedo che ti piace linguaggio. Una logica un po' triste, me ne rendo conto, però insomma, funziona. Vedete che lui ha enumerato tutti i nomi. Solo due, cioè Paolo e Giorgia, sono nella lista, e quindi quando sono nella lista, caro X, caro Paolo, caro Giorgia, vedo che ti piace, poi vai a estrarre ovviamente il linguaggio delle singole persone. Quindi al netto di mescolare anche liste e dizionari l'una dentro l'altra, possiamo anche averli separati e combinare tutti questi cicli for, questi if, questi operatori che abbiamo visto come dire, in vari modi. Se vogliamo nome persona in linguaggi preferiti, se vogliamo andare in ordine alfabetico, facciamo che lo metto direttamente qui. Ovviamente questo keys può essere passato a sorted keys per andare ovviamente in ordine alfabetico. Quindi prima diceva Paolo e poi Giorgia, perché il primo veniva prima dell'altro. Adesso, siccome è sorted, abbiamo Giorgia e Paolo che vengono fuori in ordine. Quindi possiamo anche andare a fare dei sort. Se vogliamo stampare tutti i linguaggi selezionati, for linguaggio in linguaggi preferiti. Punto values, quindi prendo i valori, non le chiavi, li ordino, ok, e quando li ho ordinati stampo linguaggio title, e qui sopra scrivo ad esempio elenco dei linguaggi, e voilà, forse voilà, elenco dei linguaggi in ordine alfabetico Delphi, Java, JavaScript, Python, Ruby. Ah, tra l'altro ci sarà anche un distinct di qualche cosa. Il distinct in realtà potremmo farlo usando un set, così lo iniziamo a vedere. Cioè, qui stiamo ordinando, ma nei value ci sono alcuni doppioni, quindi è giusto. Se trasformiamo questo in un set, come facciamo? Un set è un insieme dove i valori possono appartenere o non appartenere all'insieme, quindi se trasferiamo un'enumerazione di dati dentro un set, le
l'elemento quando c'è non c'è più di una volta, perché è lo stesso discorso degli insiemi che vediamo con i diagrammi di Venn. E quindi per fare un set basta usare la funzione set e dentro passare o una lista o qualcosa che vogliamo enumerare. Qui accetterà un iterable, esatto. Quindi questo values è un iterable. Sorted lo metterei all'esterno, cioè farei values, farei un set dei values, quindi prendo i valori col set, creiamo un insieme, quindi duplicati li escludiamo. Il sorted prende un iterable, quindi elabora gli elementi dell'insieme e li mette in ordine. Il risultato che dovremmo ottenere è che abbiamo i linguaggi sempre in ordine ma senza duplicati. Infatti vedo un Delphi, Java, JavaScript, Python, Ruby e basta, quindi è finito lì. Così abbiamo avuto un assaggio di quello che è il tipo set, che è un tipo built-in che può essere utile ad esempio in questi casi, cioè togliere eventualmente una enumerazione. Poi tutto quello che abbiamo fatto le altre volte lo possiamo replicare, perché potremmo mescolare liste, dizionari, potremmo fare ad esempio una struttura alieno 0, alieno 1, anzi chiamiamolo 0 perché c'è un motivo, un dizionario con nome, questo alieno si chiama Mork, colore verde, non so, roba del genere, alieno 1. Nome, questo è Alf, colore marrone, direi decisamente, non saprei come, marroncino, alieno 2, nome, nome di un altro alieno, ET per eccellenza, scritto proprio con, e questo è rosso, o quantomeno lo diventa. Ecco, in questo caso possiamo fare ad esempio list alieni uguale una lista che contiene alieno 0, alieno 1 e alieno 2. Una volta fatto questo possiamo ovviamente andarceli a stampare for al in lista alieni print AL, vediamo che cosa ci va a stampare, giusto per. Ok, ci stampa proprio il dizionario secco, quindi mette le graffe. E il print è sempre molto leggibile, cioè chiaro, ci fa vedere con l'uso delle parentesi, ci indica anche proprio qual è la struttura anche dati che abbiamo. Oppure potremmo anche, se vogliamo usare un certo numero di alieni, potremmo anche fare un alien number, numero alieno in, fare un range, ne facciamo 30, quindi range di 30 sappiamo già che va da 0 a n, quindi nuovo alieno è un dizionario dove l'alieno ha come nome alieno, numero alieno e colore non so, mettiamoci punti, così 10 per numero alieno, e così abbiamo, magari la nostra lista alieni la svuotiamo. C'è un clear sulla, sì, remove all items, così facciamo un nuovo alieno, lista alieni, append nuovo alieno, così vediamo come creare dei dizionari volanti con dati fittizi o con dati reali semigenerati. Ecco che print lista. Si incartano le dita sulla tastiera perché sono un po' di traverso. Ecco che la lista alieni è una lista con
delle graffe, altre graffe, tutti gli oggetti che abbiamo buttato dentro. Quindi questo per dire appunto quanto poi ci possiamo divertire con le liste, con i range, quindi in possiamo prendere la nostra lista alieni che ne contiene diversi e dire appunto dammi, estraimi un sottorange come abbiamo fatto la volta scorsa e stampare l'elemento, il singolo elemento. Quindi vedete qui andremo a stampare l'alieno 0, 1, 2, 3, 4 e poi ci fermiamo perché il 5 è escluso. Quindi stiamo estraendo usando il range per clonare una lista di puntatori ad alieni prendendo i primi 5 da una lista che ne contiene una trentina. Però gli oggetti sono sempre gli stessi, attenzione, quindi se vado su lista alieni 0, quindi prendo il primo e gli cambio il nome in nome uguale primo. Dovrebbe essere valido questa cosa e vado a stampare questa lista, questo sottorange di 5. Vuol dire che abbiamo due liste, quella completa è una copia di quella lista dove dentro però ci sono i primi 5 puntatori agli stessi oggetti, cioè questa è sempre una copia tecnicamente shallow, cioè prende la lista originale, crea una nuova lista, quindi la lista è nuova, e dentro ci sono 5 valori che sono uguali. I valori sono semplicemente gli indirizzi di memoria degli oggetti, quindi se dalla lista originale andiamo sul primo alieno e gli cambiamo nome, quando creiamo il range, il clone, abbiamo un clone della lista dove il primo elemento di questa lista clonata punta sempre allo stesso alieno, però, cioè non ha duplicato anche gli alieni, ma solo i cosiddetti puntatori. Questo è un po' il concetto da tenere sempre presente, cioè copiamo la lista ma non cloniamo anche gli alieni, dobbiamo ovviamente clonare anche l'oggetto in sé. Sto pensando, vabbè, dopo magari è interessante capire come potremmo andare a clonare anche gli oggetti, però prima vedremo la questione degli oggetti. Possiamo stampare ovviamente la lunghezza della nostra lista alieni, ma alla fine prendendoci un pochino che sarà poi 30, quindi sì, ok, questo era abbastanza evidente. Prendendoci un po' la mano si riesce un pochino a, come dire, a fare. Tra l'altro qui stavo pensando che questa lista poteva essere, aspetta che magari me la copio, linguaggi preferiti estesa, che qui la chiave potrebbe essere non uno ma anche più linguaggi, tipo Serena, Python, Paolo, gli piace Java, ma gli piace anche Haskell. A Luca piace JavaScript, ma anche Delphi, così. A Lisa piace Ruby e Elixir, è un amante delle cose, diciamo, un po' particolari. A Giorgia piace Python, Java e C++, così ne ha tre. Quindi, come dire, ognuno ne può avere più di uno. Abbiamo fatto un dizionario che associa una chiave, non un valore, ma una lista di valori. Quindi, se vogliamo stampare per ciascuno, dobbiamo fare for persona in linguaggi preferiti estesa.keys. Ok, ad esempio, le chiavi sono le persone, le scriviamo print f i linguaggi preferiti da persona,
title sono due punti, andiamo a capo. Come facciamo a recuperarli? Facciamo, a parte che potevamo, scusate, potevamo usare items, così facciamo un'estrazione di chiave e anche dei valori dove linguaggi è l'elenco dei linguaggi. I linguaggi preferiti da persona sono for ling in linguaggi, print ling title, e così stampiamo anche i linguaggi. Qui sotto viene fuori c'è il 30, poi ci sono i linguaggi preferiti da Marco, sono Delphi C#, preferiti da Serena sono Python, Java, Haskell, da Luca sono JavaScript, Delphi, i linguaggi preferiti da Lisa sono Ruby, Elixir, Python, Java, C++, stampiamo tutto e quindi poi vabbè, dizionari di dizionari, possiamo ovviamente fare tutte le combinazioni che vogliamo entrare proprio nel dizionari, può essere un qualcosa di questo tipo, non so, abbiamo una lista utenti, ok, non una lista, scusa, dizionario, ho appena detto, e c'è l'utente a Einstein, che è il nome dell'utente, ok, un altro esempio d'uso, che è collegato alla propria scheda utente, cioè abbiamo nome Albert, poi abbiamo cognome due punti Einstein, locazione, dov'è che ha studiato? Boh, Princeton, non so, lo sparo. E poi abbiamo altro nome utente MQD, che ha come chiavi le stesse, quindi nome, so, magari sbaglio la sintassi del nome, non me ne vogliate, io sono di ignoranza pazzesca, locazione, Parì, che ne so, la butto lì. Quindi abbiamo un dizionario con chiavi assegnate con un valore che a sua volta è di nuovo un dizionario, quindi se vogliamo visualizzarle possiamo prendere lo username e lo user info, facciamo anche scriverli così, username, user info per rispettare in utenti.items, che fa l'enumerazione delle chiavi valore, quindi qui abbiamo la chiave, qui abbiamo il valore. Che andiamo a stampare, ad esempio stampiamo username, due punti, e quello vabbè ce l'abbiamo qui e siamo già fin qui, è facile. Possiamo calcolare il full name in questo caso, o il nome completo potremmo dire. Il nome completo è la stringa formattata con dentro, facciamo quasi prima concatenare, concateniamole così. Abbiamo user info di nome, abbiamo messo un po' troppe parentesi perché non sono abituato che le metta in automatico e quindi mi vengono tutte doppie, più user info, cognome e tutta sta roba la mettiamo assieme, title ed è il nome completo. Qui abbiamo location uguale, o locazione che dir si voglia, uguale user info locazione, anche qui title, uso delle variabili di appoggio così insomma è più. Nome completo, due punti, più nome completo, print, locazione, due punti, più locazione,
Insomma, vediamo un po' cosa va a stampare. Ok, ha stampato username, Einstein, Albert Einstein, Princeton, Curie, Marie Curie, Paris. Se volessimo, lasciamo magari appunto un ritorno a capo, così abbiamo una distinzione. Print. Stampa da user e informazioni. Così ce l'abbiamo separato. Gli stampo agli utenti, va a estrarre ovviamente dal dizionario il valore che è un dizionario, accedendo anche le sottochiavi. Quindi diciamo non c'è limite in quanto si possa, come dire, andare a, come dire, concatenare o inglobare liste in dizionari, dizionari in liste e tutte queste cose. Quindi ci sono tutte le effettive possibilità per utilizzare queste strutture dati in combinazione tra loro in modo da poter gestire tutto a seconda di quello che poi dobbiamo memorizzare. Quindi citando il famoso signor Sì! Frankenstein, funziona, si dice che funziona, possiamo dire che no, è molto, molto versatile, indubbiamente. Vedo che dato di nuovo a zero. Ma allora è proprio Chrome che fa. Essere proprio Chrome che fa questo effetto di decadenza totale. Non è che per caso è Chrome che si sta aggiornando. Adesso provo a riaprirlo e vado a vedere. Magari è solo perché sta scaricando. No, Chrome è aggiornato. Adesso l'ho riaperto, ma non fa nulla di particolare. Quindi provo a richiamare CloudBot, vediamo se ricade ancora, se si degrada di nuovo. Sì. E adesso è tornato. Credo di aver trovato la pagina responsabile di questo. C'è una pagina che quando l'apro mi vedo andare a zero i kilobyte in upload per qualche strano motivo e niente, userò i comandi in chat e so che non mi ricordo quali sono e quindi devo. Ok, allora, altre cose che vediamo una cosa veloce se riusciamo, legata all'input dell'utente, ma o magari ce lo teniamo per la prossima, dai, l'input dell'utente è il prossimo step. Bene, abbiamo visto i dizionari, abbiamo visto un po' di cose, come dire, già interessanti e che rischiamo di andare un po' lunghi. Ho abbassato un po', sì, la risoluzione comunque stabilizza molto. C'è da dire che ho visto che questa pagina proprio quando ho tenuto d'occhio, quando la apro, però non è una pagina che attiva, sì, fa vedere cose della live, ma evidentemente o instaura o apre un player o inizia a utilizzare un sacco di banda e praticamente fa dei crolli, poi probabilmente a volte si ferma, a volte invece
ha questo picco, questo tracollo, e quindi niente, buono a sapersi. Mi farò un po' di studi per capire come mai c'è questo effetto. Adesso non l'apro più, così siamo a posto. Ok, io direi che a questo punto mi torno, mi rimetto. Sì, la risoluzione si può sempre abbassare nei setting, dipende ovviamente dall'app che usate, usate un Chromecast, usate una TV, quindi ci sono varie possibilità, come si suol dire. E tra l'altro non ho visto se sul menu è stato, c'è il sound alert, ok, ci sono varie cose, devo un attimo anche questo curarlo un pochino, ma adesso avrò tempo di applicarmi sul canale. No, direi che stasera, almeno col coding, ci fermiamo qui. Volevo vedere chi era live, ma non vorrei ammazzare. Adesso uso il telefono così. Così vado a, non vado a uccidere nessuno in questo caso. A parte che tutti i coder a quanto pare si scatenano negli altri giorni, quindi però vedo che no, qualcuno c'è, se non sta andando a letto c'è il canale di Skimpy, e quindi proviamo a fare un raid a lui. Ok, come sempre, allora direi che ci fermiamo qui per questa live, anche perché sono le 11. Ringrazio come sempre i presenti, scusate per la connessione ballerina, ma indagheremo a fondo sul problema, così. Al capo la graffa aperta e mi ha dato errore. Sì, perché praticamente mettendola lì a destra dà inizio all'elenco e quindi dopo lo puoi riportare come vuoi, anche indentato oppure no. Se la metti a capo, considera un'altra riga, quindi la vuole proprio lì, quindi non è come per dire C Sharp o JavaScript, che è una questione cosmetica. In quel caso non ho provato, l'avevo già provata, ma so che era già, come dire, doveva già essere così, e quindi era già un esperimento. Dunque, senza aprire, come faccio a fare? Vediamo che, ah, c'è il completamento automatico, aspetta che forse raid channel, posso lanciare un raid anche da qui, so che devo scrivere il nome completo e quindi diventa ok. Se non sta andando a letto, ci buttiamo su un canale dove c'è un altro sviluppatore che ha dei pareri molto interessanti, lavora con PHP, è un linguaggio che detesto, ma devo dire che quando ho visto il suo codice comunque scritto bene, quindi cioè quando si scrive bene, si è ordinati, anche un linguaggio che mi piace poco come PHP mi sembra già più piacevole, quindi questo vuol dire che essere ordinati è una cosa importante. Scherzi a parte, ci vediamo, direi, se non ci sono imprevisti, la prossima settimana con un'altra live. Proseguiremo queste cose, speriamo con meno interruzioni, ma lì farò un controllo io. Intanto vi do buon weekend, che domani è venerdì, la buonanotte, vi ringrazio ancora e direi ci rivediamo alla prossima, quindi rimanete collegati, così raidiamo e poi ci vediamo. Grazie a tutti, ciao ciao, buonanotte, buone ferie per chi c'è, chi ci va. Ciao a tutti.